Bilancio europeo approvato l'8 febbraio 2013. Allora, innanzitutto partiamo da Europa 2020, la strategia Europa 2020 coordinata dalla Commissione europea nel 2010. Gli obiettivi proposti dalla Commissione concernono le tre proposte fondamentali, ovvero garantire la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ossia garantire l'occupazione del 75% delle persone, innalzare al 3% del PIL dell'investimento pubblico e privato nella ricerca e nello sviluppo e a ridurre le emissioni di gas dell'effetto serra al 20%. Per quanto riguarda la realizzazione dell'Europa 2020, la Commissione ha stabilito, molto dipende dalle misure dei processi di governance dell'Unione Europea, quindi ha cominciato a introdurre proprio a partire dal 2010, tra questi lo strumento più importante è il semestre europeo. Semestre europeo coordinato dalla stessa Commissione, nel quale viene posta l'analisi annuale della crescita. Per quanto concerne la crescita dell'anno in corso 2013, sono state individuate 5 priorità fondamentali, oltre al sostegno dei paesi membri dell'Eurozona durante la crisi economica internazionale. Tra queste rientra sicuramente il risanamento di bilancio, delle differenziate tra la crescita e destinare la normale erogazione di prestiti dell'economia, promuovere la crescita e la competitività, contrastare la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi e soprattutto modernizzare la pubblica amministrazione. L'elemento dire cruciale nell'ambito del semestre dell'Europeo è la discussione prima e l'approvazione poi del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Tale discussione rientra nello scenario attuale fortemente permeato dal rischio recessione, provocato per esempio dalla crisi economica negli ultimi 5 anni. Infatti la ripresa economica si configura ancora incerta, la disoccupazione soprattutto nel settore giovanile è in aumento e si registra ancora una certa difficoltà per il risanamento delle finanze pubbliche nazionali. Gli obiettivi proposti dal bilancio europeo concernono il consolidamento del fiscale dovuto anche all'aumento del debito della zona dell'euro giunto fino al 90% del prodotto interno lordo, le riforme strutturali per il contenimento della spesa amministrativa e l'introduzione di misure volte a favorire la crescita e l'occupazione. Tra questi, la Commissione europea ha istituito anche gruppi di intervento per sostenere gli 8 paesi con i tassi più elevati di disoccupazione. Lo scopo è proprio quello di programmare i fondi dell'Unione europea per la formazione professionale. Giungiamo all'approvazione recente, l'8 febbraio 2013, del bilancio 2014-2020, il cui tetto complessivo di spesa è di 960 miliardi di euro per gli impegni, 908,4 per i pagamenti effettivi. Rispetto al bilancio del quinquennio precedente, del 2007-2013, si registra una certa, mancato di incremento nell'ambito della spesa, sia del tetto complessivo di spesa che degli impegni. Infatti, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, il bilancio comunitario non aumenta. Pertanto la cifra, nelle prove del tetto complessivo di spesa, risulta addirittura inferiore di quasi 12 miliardi rispetto alla bozza presentata dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy nel vertice fallito dello scorso 1 novembre. Tuttavia si registrano alcuni piccoli incrementi in settori particolari per la crescita e dello sviluppo. In modo particolare, nei fondi della PAC, della politica agricola comunitaria, si registra un sensibile aumento di poco oltre il miliardo. Lo stesso dicasi per i fondi della coesione economica, sociale e territoriale, nel quale si registra un incremento di quasi 5 miliardi. Per quanto riguarda l'Italia, un elemento positivo concerne l'introduzione di 3 miliardi ripartiti tra le voci relative alle regioni meno sviluppate, colpite dalla crisi, e allo sviluppo rurale. Nota dolente, quella relativa ai tagli, infatti nei settori trainanti dell'economia, quale l'infrastruttura, l'innovazione e la ricerca, si registra un taglio di 14 miliardi. Tale taglio fa riferimento, cioè, alla differenza tra lo stanziamento dei fondi effettivamente presentato dal bilancio europeo rispetto allo stanziamento proposto nello scorso vertice di novembre. Nel capitolo Connecting Europe, concernente le infrastrutture nel settore dei trasporti, reti ed energia, risultano perduti oltre 11 miliardi. Anche per quanto riguarda il fondo per gli aiuti ai cittadini a rischio povertà, non c'è un incremento sostanziale di stanziamenti appunto, di fondi, infatti poco oltre 2 miliardi rispetto agli 1,5 miliardi chiesti dal Parlamento europeo.
Una nota di particolare è quella relativa al finanziamento contro la disoccupazione giovanile di circa 7 miliardi, per la quale potranno accedere quei paesi il cui tasso di disoccupazione supera il 25%, compresa l'Italia. Per maggiori informazioni relative proprio al bilancio dell'Unione Europea in generale, sul quadro finanziario più generale, si rimanda nelle seguenti siti. Ora passo la parola al professor Pierucci. Grazie. Allora, innanzitutto su questo bilancio vorrei dire una parola. È un bilancio estremamente conservatore perché rifinanzia ciò che è più tradizionale e finanzia di meno le spese di innovazione, di infrastrutture, che sono un po' le spese di avvenire dell'Unione Europea. Il bilancio non è definitivo perché il Parlamento, il bilancio dovrebbe, diciamo, le prospettive finanziarie 2014-2020 non sono definitive perché il Parlamento deve dare ancora la sua approvazione. Cioè, in questa materia il Parlamento non ha un potere di codecisione, cioè non svolge un'attività legislativa in senso proprio, ma approva o non approva la decisione presa dai capi di Stato del governo, nella fattispecie, diciamo dal Consiglio per essere più tecnici. Quello che probabilmente impressiona meno è il fatto della riduzione, perché la riduzione tocca cifre molto modeste ed è abbastanza bassa rispetto a quello che non è stato realmente speso nel settennio precedente. Quello che impressiona è proprio la ripartizione della cifra e delle cifre contentino, come i 6 miliardi per i disoccupati, dividete su 7 anni, dividete su 21. 28, almeno 28 paesi all'epoca, vedete dove è arrivato, cioè se uno di voi è disoccupato forse la speranza di salvarsi, gli altri no. Quindi è un bilancio che giustamente il Parlamento Europeo sta criticando, se ci andate sui siti trovate tutti i parlamentari alquanto seccati di questa circostanza e il tentativo di dimostrare che l'Italia piuttosto che la Germania con la Gran Bretagna ci hanno guadagnato è destinato a far ridere i polli. Vedete, noi riusciamo, risparmieremo di versamenti al bilancio comunitario 650 milioni, la cifra. Quello che è interessante invece è che parallelamente al bilancio si stanno prendendo delle iniziative per modificare le strutture, in particolare le strutture di entrata, cercando di sostituire entrate relativamente confuse come attualmente sono, con un sistema un po' più chiaro, con un riferimento ad una tassazione europea, certo non aggiuntiva rispetto alla tassazione nazionale, ma certamente un po' più evidente e trasparente del sistema di IVA e dei contributi nazionali. Ciò detto, togliamoci dai piedi il bilancio. Vedete, il bilancio, come le altre cose delle quali parleremo oggi, sono questioni relativamente teoriche perché devono ancora essere approvati sia il bilancio che i regolamenti che riguardano i fondi strutturali e i 70 regolamenti che concernono le altre fonti di spesa comunitaria. Il quadro, quali sono gli elementi importanti, direi forse positivi, della nuova situazione? Innanzitutto il quadro dell'Europa 2020, non perché Europa 2020 di per sé sia una garanzia di successo, ma questo, miglioramenti istituzionali che sono stati fatti, anche i chiarimenti di alcune questioni, la divisione in obiettivi, scopi, iniziative faro, resta abbastanza uno sforzo burocratico di grande qualità, vedremo come si applica, ma l'Europa 2020 è interessante perché diventa il punto di riferimento per l'accoglienza. Vorrei mettere in evidenza questo aspetto positivo, ma complesso, della nuova situazione, l'idea della coerenza. Fino ad oggi si era parlato molto di coerenza, ma è vero che tutto il sistema di finanziamenti europei ha un livello di coerenza abbastanza debole. Si era parlato di coerenza fra i differenti fondi, fondo sociale, fondo regionale,
e cioè attraverso il fondo agricolo. Questa riesce solo in alcune regioni, ma normalmente non è un obbligo. Si era parlato di coerenza rispetto alla strategia di Lisbona, senza commento, cioè si erano elementi di coerenza piuttosto bassi nel sistema europeo, coerenza fra programmi a gestione diretta e programmi a gestione indiretta, e quindi possibilità di sinergie fra le diverse azioni. Vi faccio un esempio di programmi che dovrebbero avere una sinergia fra programmi a gestione diretta e programmi a gestione indiretta. Prendiamo il fondo sociale e il regolamento sull'innovazione, fondo, regolamento sull'innovazione sociale. Il regolamento sull'innovazione sociale prevede una gestione diretta, il fondo sociale prevede una gestione indiretta. Bene, nonostante questo regolamento Progress esistesse già da un certo tempo, la gestione indiretta si fermava dove arrivavano i fondi della gestione diretta medesima e non ricominciava, se non occasionalmente laddove cominciava la gestione indiretta dei fondi del fondo sociale. Oggi sia nel regolamento fondo sociale che nel regolamento Progress che nel regolamento generale dei fondi, poi vedremo un attimo questa storia dei diversi regolamenti, c'è questo elemento fortemente legato alla coerenza. Non ci sono ancora vincoli formali, ma è possibile che ci siano vincoli nell'approvazione delle differenti decisioni, dei differenti finanziamenti, ci siano dei vincoli determinati. Per esempio, l'idea che quando si fa un programma ex progress di innovazione sociale, la regione nella quale questo programma si svolge debba impegnarsi, se le cose vanno nella regione, nella direzione voluta, a sviluppare le innovazioni che si sono rivelate positive con il finanziamento del programma Progress con i soldi del fondo sociale. Questo è abbastanza importante. Questo elemento di coerenza diventa un elemento determinante anche per chi deve fare programmi e progetti per gli anni successivi. Sarà probabilmente uno degli elementi determinanti della valutazione dei progetti, cioè questa capacità di rappresentarsi come coerenti sia con altre iniziative sia col sistema generale dell'Europa 2020 e eventualmente degli altri obiettivi che l'Unione dovesse darsi. Questo problema della coerenza ha creato tuttavia una qualche difficoltà, perché alcuni stati volevano che vi fosse coerenza, una parola un po' più complessa, condizionalità, fra rispetto delle regole macrofinanziarie, per dire una parola, cioè fiscal compact e cose di questo genere qui, e la possibilità di utilizzare i fondi. Cioè si immaginava che l'incoerenza dello Stato di non rispettare le regole in materia finanziaria comportasse il fatto che lo Stato non potesse utilizzare i fondi o parte dei fondi, perché veniva meno, sarebbero venuti meno al sistema di coerenza generale. Ora, leggevo delle ricerche, inizia di una tesi, sulla programmazione, sul sistema delle strategie, quindi delle previsioni a lungo termine, quindi il tentativo di creare dei legami forti sul lungo termine in modo da permettere una programmazione per il futuro. Naturalmente tutto il sistema di lacci e lacciuoli è un sistema che sostanzialmente non ha mai funzionato, né con la strategia di Lisbona, funzionato con l'Agenda 2000, perché l'Agenda 2000 era sostanzialmente un grande sistema di prospettive finanziarie, poco più, ma con la strategia di Lisbona non ha funzionato, e una delle ragioni per le quali gli obiettivi di competitività, crescita, occupazione di loro non è mai stato approvato dagli Stati Uniti. Sono altre ragioni molto più ideologiche, nel senso che il programma di crescita, competitività e occupazione
era una programmazione keynesiana e a metà degli anni Ottanta molti stati membri si stavano rivolgendo verso un'ideologia neoliberista in modo più deciso. Ma è anche vero che un eccesso di rigidità comporta un'impossibilità di realizzare gli obiettivi. Nella fattispecie la condizionalità macroeconomica comporta il fatto che uno Stato membro in difficoltà si troverebbe maggiormente in difficoltà perché gli verrebbero sottratti anche i fondi strutturali. L'altro elemento di coerenza, che poi ripreso il regolamento generale nel documento, l'altro elemento di coerenza è l'elemento di coerenza a livello interno, degli Stati. Cioè si tratta di fare contratto di partenariato fra l'Unione Europea e gli Stati membri. C'è sempre stato un tentativo, ma questo fin dagli anni 70, da parte dell'Unione Europea di mettersi d'accordo con ciascuno Stato membro su come utilizzare i fondi, come riferirsi ai fondi europei. Non ha sempre funzionato. Guardate, da ultimo, l'utilizzazione del fondo sociale in alcuni Stati membri, per esempio l'Italia, per finanziare la cassa integrazione, che col programma fatti dall'Italia, quadri strategici e tutte quelle complicatissime formulazioni, non aveva assolutamente niente a che vedere. Ma di fronte a una situazione di emergenza si sono usati i soldi un po' avventurosamente. Adesso la Commissione, perlomeno, perché finora i regolamenti non sono stati approvati né dal Consiglio né dal Parlamento, la Commissione mette molto l'accento sulla necessità che questi contratti di partenariato siano rispettati. Guardate, questo a valle, a monte, cioè per la loro formazione, la Commissione prevede che non sia solo lo Stato membro a intervenire nel momento formativo e contrattuale, ma anche le autorità regionali. Molti Stati membri, i fondi strutturali, ma la stessa gestione o lo stesso sostegno delle richieste per fondi a gestione diretta passano attraverso lo strumento regionale, sia come strumento di coordinamento che come strumento di finanziamento, che come strumento, come dovrebbe essere la regione, di programmazione. Ragione per cui la Commissione chiede espressamente ai governi degli Stati membri di implicare immediatamente, fin dall'inizio, le regioni nel contratto di partenariato. Questo è anche un po' ideologicamente la conseguenza del Trattato di Lisbona. Se voi vedete, nel Trattato di Lisbona per la prima volta le autorità regionali e locali vengono riconosciute nel Trattato come tali, pur non conferendo ad esse, se non competenze che si hanno sempre avuto e comunque marginali, vengono riconosciuti come soggetti con i quali l'ordinamento europeo deve avere relazione. Vedete, nel passato, questa è la teologia dell'inizio degli anni 90, l'Unione Europea, o la comunità europea all'epoca, le volte che si disse questo, non conosce le costituzioni nazionali, conosce gli Stati membri. Chiaramente questa è una teologia del diritto internazionale estremizzata, ma che è stata risolta via via perché gli Stati membri, dei quali non conosceva la Costituzione, non sono dei monoliti autoritari, contengono delle istituzioni, ad esempio dei parlamenti, contengono delle regioni, cioè delle autorità locali, cioè svolgono un'attività di decentramento sia politico che amministrativo a seconda degli Stati membri e in modo completamente diverso. Ma non esistono costituzioni che non riconoscano un sistema di autonomie locali, a livello regionale, a livello locale, con differenze di competenze, ma non ne esistono. Che l'Unione, che la comunità non conosca questi sistemi, è una barzelletta, e via via si è riconosciuto il Comitato delle Regioni, la partecipazione progressiva o l'ipotesi di partecipazione progressiva dei Parlamenti nazionali d'attività, il riconoscimento finalmente nel Trattato di Lisbona dell'esistenza, se non altro, delle regioni e delle autorità locali come soggetti e dell'esistenza e di un ruolo simbolico ma interessante di partecipazione legislativa dei Parlamenti nazionali. Quindi è questa la conseguenza per quel che ci riguarda
è questa presenza, questa partecipazione dell'autorità locale e regionale, secondo la Costituzione di ciascuno Stato membro, all'attività di preparazione e conclusione del contratto di partenariato. Questo avrà una notevole importanza perché gli elementi di coerenza richiesti nel contratto di partenariato a questo punto, da un lato, saranno formulati dallo Stato insieme alle regioni, ma dall'altro diventeranno elementi obbligatori sia per lo Stato che per le regioni. Altri due elementi a carattere generale, prima di entrare un po' nei regolamenti, rapidamente, perché poi i regolamenti non sono stati approvati, quindi non è molto utile fare chiacchiere eccessive, altri due elementi riguardano due tabù che la Commissione sta cominciando a introdurre nel sistema dei fondi e in generale nel sistema dei finanziamenti. Il primo tabù, che deriva un po' anche dall'utilizzazione dei fondi che è stata fatta per la crisi, è il tabù dell'assistenzialismo. Cioè, secondo la Commissione, i fondi strutturali, nonché i fondi a gestione diretta, salvo che non sia previsto diversamente in modo specifico, non devono arrivare per essere utilizzati per risolvere emergenze sociali, ma devono essere utilizzati per modificare il sistema. Riveniamo allo stesso programma Progress, ovvero l'innovazione sociale. Deve essere utilizzato non per risolvere un'emergenza, ma per vedere come si può risolvere, per esempio, il problema di, faccio degli esempi che non sono necessariamente realistici, il problema dei Rom nella periferia delle grandi città, oppure nella fattispecie ci sono una questione che ho seguito, ci sono molte regioni europee che hanno un problema di decadenza in ragione del tessile, della crisi del tessile. Allora, un'idea era stata quella di fare un programma Progress su Prato, che è una doppia emergenza del tessile, perché sono arrivati i cinesi e hanno cominciato a produrre a prezzi inferiori agli italiani, mettendo in crisi il sistema delle imprese italiane a Prato. Poi sono arrivati i prodotti cinesi e adesso sono tutti in crisi, cinesi e italiani. Quindi problemi di immigrazione, problemi di sommerso, che probabilmente sono problemi che stanno diventando una realtà straordinaria, si parla di qualche, in una città come Prato, che non è proprio una metropoli, di qualche migliaia di imprese sommerse, e non solo cinesi. Allora, si prevedono vari sistemi, ma questi sistemi tendono tutti a far emergere, a far pagare le tasse, a affrontare il problema sociale, a riconoscere la situazione degli immigrati, eccetera, eccetera. Con metodologie innovative, per esempio un accordo tra la regione e la polizia e la finanza per dare un anno di tempo a un sistema che hanno inventato complicato per far emergere queste imprese. Durante questo anno la finanza si occupa degli evasori, a partire dalla fine di questo anno si occupa anche delle imprese che fossero state sommerse. Quindi un programma abbastanza innovativo, interessante, attraverso processi sia economici che giuridici che formativi. Ecco, questo per esempio è un esempio di un programma che non ha come immediata bisogno dell'assistenza, non si ripropone di finanziare la sopravvivenza dell'operaio povero cinese o della piccola impresa, ma di finanziare il formatore che va a spiegare, aiutarli a emergere o a risolvere dei problemi di strozzinaggio, perché poi sull'impresa nera sono tutta una serie di cose che girano intorno, ma si paga piuttosto il formatore. Quindi l'idea non è l'assistenza ma la soluzione del problema. Questo è un primo elemento di grande importanza del quale bisognerà tenere conto. Secondo elemento di grande importanza è la preoccupazione della Commissione per il sistema dei finanziamenti a pioggia. I soldi sono tanti, ma non sono tanti in realtà, e dunque la Commissione sta producendo, non so se ancora lo produrrà a termini regolamentari,
ma certamente in termini di cultura di questi regolamenti, questa idea che non si distribuiscono i fondi a pioggia, o servono per una sperimentazione, o servono per la realizzazione di un programma che avrà delle conseguenze economiche e sociali, o di altra natura, se si tratta di programmi in materia di cittadinanza o di sicurezza interna, ma che avrà delle conseguenze, un impatto. E guardate, l'altro elemento che si lega a questa dimensione, e a quello che avevamo detto prima, è l'imitabilità. Questa frase, questa parola non la troverete, ma l'imitabilità dei risultati, cioè la diffusione dei risultati, si chiama, che diviene elemento importante, cioè il fatto che una iniziativa presa in Campania piuttosto che nell'Andoc o in Svezia abbia la possibilità di essere riprodotta, naturalmente se è successo, se no è di evitare, ma se è successo abbia la possibilità di essere riprodotta. Questo implica due elementi: un elemento di comunicazione estremamente più importante, dovrebbe essere in prospettiva più importante di quello che è stato fino adesso, perché devono essere conosciute queste iniziative, e un elemento anche di programmazione, di progettazione specifica, che implica il fatto che i progetti presentati dimostrino di avere una possibilità di non morire lì. Guardate, questo probabilmente, questo concetto di imitabilità che ho sentito alla Commissione, non lo troverete nei regolamenti, ma sarà sicuramente elemento di valutazione. Cioè il fatto che io non faccio una cosa a casa, io sto in Europa, faccio una cosa per me, ma che deve essere interessante per me. Questo è un elemento di notevole importanza. E questi sono elementi che inquadrano il lavoro di chi fa un progetto, perché altrimenti il progetto è perfetto e non sarà mai approvato. L'altro elemento forse generale sul quale vorrei rivenire, che poi ritroveremo nei testi, ma sul quale vorrei intervenire in modo specifico, è la questione dei risultati. Finora l'essenziale perché un programma fosse ben valutato, esagero un po' naturalmente, era che il rendiconto fosse fatto bene, il che è una gran sfiga per un sacco di gente che ha fatto programmi, perché il rendiconto è difficilissimo. Penso che i regolamenti lo semplificheranno entro certi limiti, ma viene introdotto un secondo elemento, un elemento molto importante, che è l'elemento risultati, e viene introdotto sotto due profili: da un lato premiale, il riconoscimento dei risultati ottenuti, sia in termini di finanziamento sia in termini di pubblicità. Secondo elemento è l'elemento di monitoraggio, che aiuta chi svolge il programma e al tempo stesso può bloccare un programma che chiaramente non dà risultati. Questo elemento dei risultati dunque diventa nel sistema programmatorio un elemento essenziale. Quali risultati si prefiggono, come si vogliono raggiungere, ma bisogna essere realisti, perché altrimenti quando a un certo punto del programma si vede che i risultati non vengono raggiunti, si rischia di perderlo. Non entro nella tecnicità delle disposizioni normative perché non esistono ancora, quindi mi limito a dare dei principi, ma questi principi sia a livello parlamentare che a livello di Stato passeranno, con l'eccezione di quello della condizionalità macroeconomica, gli altri passeranno. Il Parlamento, ho seguito un documento che preparava il Comitato delle Regioni, il Parlamento su queste questioni è anche più estremista della Commissione, gli Stati membri non potranno dire di no. Cioè questa idea di usare i quattrini a fini utili. Perché in effetti a cosa servono questi quattrini? Questo è anche un elemento fondamentale. Servono a rendere disponibili ulteriori investimenti
e a sollecitare ulteriori investimenti pubblici e privati. Cioè, l'investimento ha per definizione una caratteristica, deve avere un ritorno. Se voi investite dei quattrini, volete dei soldi in ritorno, volete degli interessi. Se voi investite in ore di lavoro, volete forse trovare un lavoro, forse avere un salario, forse vedere, se lavorate nel non profit, che un bambino sta meglio, ma volete dei risultati se investite qualcosa. E questo è anche un elemento, corrisponde un po' a quello che avevamo detto, ma è un elemento di riflessione su questa idea dei fondi. I fondi non sono dei finanziamenti assistenziali, sono degli investimenti, a fondo perduto, ma degli investimenti. E questo non è di poco momento. Oltretutto, molto spesso, adesso non so come si creeranno, perché tutti i regolamenti sono da fare, sì, da completare, oltretutto questo tipo di investimenti naturalmente può essere la causa scatenante di altri interventi, per esempio della Banca Europea degli Investimenti. Quindi l'idea di risultato e l'idea di investimento sono strettamente collegate. L'altro elemento per il quale non si potrà non tenere conto è dunque quello dell'efficacia di quello che si fa. Cioè, se si investe 1.000 per ottenere 2, probabilmente è un investimento stupido. Allora anche questo elemento di valutazione economica, quando dico economica non mi riferisco solo al ritorno monetario, ma anche al ritorno in termini sociali, di vantaggio, per esempio appunto il bambino che sta meglio perché abbiamo fatto un buon programma che aiuta quella certa categoria ad andare avanti e permetterà poi di sviluppare un sistema di aiuto a queste persone più efficace, permetterà della gente di trovare lavoro, ma è un investimento, questo è un elemento che va tenuto ben presente. Allora, la situazione normativa, abbiamo il bilancio ancora aspettiamo che il Parlamento lo approvi, non è sicuro che le cose vadano lisce, perché ho visto, dovete andare a leggervi sui blog dei parlamentari le espressioni che vengono usate per il bilancio. La mia espressione è un bilancio conservatore, è buonismo puro. Ho visto il quello di Pittella in cui li insulta senza limiti. Senza limiti, dicendo che il mio sia è un risultato pessimo. Ed è pessimo proprio perché è vecchio, è conservatore. Lo stesso Cameron, questo ministro, primo ministro del quale il vecchio cancelliere Schmidt, parlando male di tutti i governanti europei, diceva: e di Cameron non posso parlare perché non lo conosco, è un politico che peggio che si possa dire. Che voleva ridurre il bilancio, puntare tutto sulla ricerca e l'innovazione, è riuscito a aumentare le spese agricole, è riuscito a aumentare i fondi ed è riuscito a diminuire drasticamente le spese di infrastrutture, di investimenti e di ricerca. E nessuno l'ha scritto che ha fatto una figuraccia, perché è tornato a casa dicendo: ho ridotto il bilancio comunitario. Quindi è un bilancio che non è definito, avrà una lunga negoziazione fra il Parlamento e il Consiglio, una difficile, se non altro, negoziazione, perché a volte le negoziazioni non sono necessariamente lunghe a livello europeo, sono difficili, sono dure, si concludono, diciamo, in tempi non lunghissimi, ma dopo scontri abbastanza notevoli. Accanto a questo abbiamo, quindi il bilancio, più che il bilancio sono le prospettive finanziarie, cioè noi utilizziamo bilancio, ma sono le prospettive finanziarie dei bilanci dei prossimi 7 anni. Il bilancio 2013 esiste, il bilancio 2014 sarà probabilmente approvato facilmente, una volta approvate, è facile, non è nulla, ma una volta approvate le prospettive finanziarie. La differenza tra prospettive finanziarie e bilancio, che le prospettive finanziarie non autorizzano la spesa, sono uno strano atto giuridico, mentre quello che autorizza la spesa è il bilancio. Quindi io utilizzo bilancio un po' indiscriminatamente perché abbiamo sempre utilizzato, ma stiamo parlando delle prospettive finanziarie. Il bilancio sarà approvato con le procedure abituali, senza grossi problemi. Legato a questo bilancio ci sono 75 regolamenti.
la stragrande maggioranza in codecisione fra Parlamento e Consiglio, e debbono essere approvati prima dell'autunno, speriamo, o al più tardi prima di dicembre 2013, perché la programmazione 2007-2013, nel 2013, come dice il nome, finisce. Quindi il lancio dei bandi e l'utilizzazione di fondi strutturali per il 2014-2020 non può iniziare se non sono i regolamenti specifici. Guardate, il sistema comunitario, questo è un altro elemento importante da conoscere. L'autorizzazione di spese è data da due elementi: il regolamento sul merito, quindi il regolamento di fondi strutturali, per fare un esempio, o il regolamento per il fondo sull'innovazione sociale, e lo stanziamento di bilancio. Se io ho un bellissimo regolamento e il bilancio zero, non posso spendere soldi. Se io multo il denaro, cosa che è successo, perché c'è stata una discrepanza nei tempi di approvazione, ho una grossa somma nel bilancio, ma non ho il regolamento di base, non posso spendere i soldi. Questo è un elemento abbastanza importante, perché tante volte si considera il regolamento o il bilancio come autorizzativo. Sono due gli elementi autorizzativi. Poi su questo ci sono sentenze della Corte di Giustizia, con l'eccezione di alcune voci di bilancio che si applicano senza regolamenti, ma non interessano tanto il nostro lavoro. Quindi c'è da approvare un numero di regolamenti molto importante, 70, 75, 76 mi sembra. Ma sapete, quando si contano queste cose si fa come le 300 delle direttive del 1986-92, che in realtà furono 292, poi 308, e poi quando si danno i numeri. È giustissimo, il sistema europeo, il fatto di dire si danno i numeri è un fatto fondamentale. Quindi i regolamenti fondamentali che devono essere approvati per quello che ci riguarda sono, e qui è importante perché è una novità rispetto al sistema degli anni precedenti, un regolamento ombrello per i fondi strutturali, per tutti i fondi strutturali. Ombrello cosa vuol dire? Ma una volta c'era un regolamento generale che dava pochi elementi e poi rinviava il tutto alla definizione dei fondi regionale, sociale, regolamenti specifici. Oggi c'è un malloppo così di regolamento generale e delle cartuscelle per quanto riguarda il regolamento di fondi. Adesso prendete le cose con l'immaginificità che si può immaginare, ma il regolamento generale sarà un regolamento molto importante. Praticamente tutti gli elementi essenziali saranno definiti nel regolamento generale. Perché questo? Per quello che dicevamo prima, per rafforzare la coerenza. Il fatto di avere norme coerenti permetterà l'utilizzazione congiunta di fondi. Cioè, non si potrà usare due volte lo stesso fondo, possano usare due fondi diversi per fare la stessa cosa, ma si potranno usare in collegamento, anche perché i sistemi di gestione, di progettazione di queste delle varie iniziative saranno comuni. Quindi questo elemento dell'esistenza di un programma, di un regolamento generale più importante dei regolamenti parziali, non è solo un fatto tecnico, è un fatto di scelta politica, del quale bisogna tener conto. È probabile, e in questo la Commissione stava spingendo i vari servizi, che uno degli elementi di valutazione di un progetto, sia di un progetto di fondi, sia di un progetto per gestione diretta, sia proprio quello della sua capacità di connettersi ad un altro fondo. Faccio un esempio. Abbiamo dei fondi sicurezza, formazione dei giudici e delle autorità locali a certe norme comunitarie. Mettetelo in relazione con le situazioni di immigrazione. Ma avete accanto la possibilità di usare il fondo sociale per risolvere i problemi sociali. Se metterete insieme le due cose, presenterete le due cose differentemente, ciascuna nel suo campo, ma come un insieme, le possibilità di un maggiore successo saranno grandi. In alcuni casi addirittura sarà bene presentare un obiettivo unico e la settorializzazione degli elementi per raggiungerlo divisa nei vari programmi comunitari o nei fondi strutturali. L'elemento fondamentale
E questo quadro strategico che il piano prevede, nel quale la Commissione vuole dettagliare le regole del regolamento generale, quindi la concentrazione dei risultati, la programmazione integrata, il rafforzamento della coesione territoriale, la semplificazione va da sé, vuole l'integra e indica nel dettaglio, cioè prefigura in parte gli elementi essenziali dei contratti con gli Stati membri. Gli Stati membri restano per la loro parte titolari della formulazione del contratto, che poi però la Commissione deve firmare, ma al tempo stesso hanno una linea guida di estrema importanza e di dimensioni considerevoli. Poi devono essere approvati appunto i cinque regolamenti per i fondi specifici, i cinque fondi, i fondi tradizionali, sociale, regionale e coesione e i due fondi agricolo e per pesca, non con la canna, per pesca che si arriva. Ecco, questi regolamenti dovranno essere approvati, ciascuno ha la sua specificità, ma hanno la caratteristica di avere un regolamento ombrello che è molto più importante che non il regolamento generale per i fondi previsto nell'esercizio precedente. Ancora qualche piccola cosa prima di rispondere alle vostre domande. Ci sono due elementi che ancora sono in discussione perché non è facile chiarirli. Da un lato la questione della flessibilità, quindi di una teorica possibilità di trasferire fondi da una direzione all'altra, da un sistema all'altro. Però resta teorico, ma il problema si pone. E l'altro elemento è la creazione di un quadro stabile. Quadro stabile cosa significa? Ovviamente non significa garantire dei finanziamenti ad vitam aeterna, ma garantire un sistema nel quale, una volta decisi degli interventi dei fondi, ci sia un certo grado di stabilità. Perché? Perché il destinatario ottenga i risultati voluti e garantisca la presenza. Ora, in questo contesto ho moltissime cose da dire, ma sono pronto a rispondere alle domande se me le farete. In questo contesto esistono dei ruoli personali o amministrativi che hanno una grande importanza. Ci sono a livello europeo, a livello nazionale, regionale, locale, si parla di avere dei ruoli specifici, come già oggi esistono delle autorità di gestione. Si immagina che nelle singole aree sia unificata questa autorità di gestione. Cioè, praticamente ci sarà un boss, un ufficio di stabilità, che coordina la gestione di tutto il sistema dei programmi. Questo non è ancora realizzato, ma in molte regioni si sta cercando di fare. Ho assistito appunto, parlo della Toscana che ci ho lavorato un attimo, ho assistito a questa, alla formulazione di questa idea, che probabilmente sarà messa in opera, di avere un solo sistema di coordinamento di fondi europei, in modo da garantire appunto efficacia, risultati, sinergia, coerenza. E questo è un elemento molto importante perché naturalmente chiederà anche nella formulazione dei progetti un'attenzione proprio a questa esistenza di un sistema unico. Da qui di nuovo l'attenzione ai vari aspetti di ogni problematica che viene affrontata. Ci sono poi dei livelli europei, Commissione, dei livelli statali, già oggi abbiamo di linee di regia e altre simili cose a livello statale, non sempre queste istituzioni fino ad oggi hanno dato il successo voluto nell'uso dei fondi strutturali o dei medesimi fondi a gestione diretta, e questo sarà un grosso problema. C'è poi appunto un altro livello, una figura che è quella di chi concretamente attua i programmi comunitari.
Fate attenzione, qui c'è una questione sulla quale bisogna insistere, perché altrimenti non si capiscono questi fondi, investimenti, chiamati come volete, perché l'Unione li faccia. Se non c'è un altro elemento, sono comunque assistenziali. Se io vi do dei soldi per raggiungere il vostro scopo, voi dovete, come fare, ringraziarmi, sono buono, vi do dei soldi, oppure se sono una banca mi devo pagare un interesse. La commissione non è buona, non è buona, e non paga, e non chiede interessi. Perché esistono questi fondi, questi programmi settoriali? Esistono per realizzare degli obiettivi dell'Unione Europea. Cioè l'obiettivo principale di chi chiede i soldi deve essere la realizzazione di un obiettivo dell'Unione Europea. Poi naturalmente c'è il super pane, come ovvio. Ma deve essere, l'obiettivo deve essere quello di realizzare, diciamo, la finalità deve essere quella di realizzare un obiettivo dell'Unione Europea. Da qui l'importanza, per esempio, delle 14 azioni faro della strategia di Lisbona. Sono settori molto chiari, si vogliono realizzare delle cose concrete. Quella è la definizione, poi vedremo. Si vogliono realizzare delle cose concrete. Ecco perché sono importanti, perché riferirsi a quelli è riferirsi a una cosa che l'Unione Europea vuole realizzare. Chi fa il programma materialmente e chi ne è il titolare deve sapere che si deve proporre come realizzatore di un programma dell'Unione Europea. Cioè è un terminale del sistema europeo, non è soltanto un privato che si fa i fatti suoi, o una regione, o un comune che si fa i fatti propri. Guardate, questo è importantissimo perché è un elemento di giudizio fondamentale ed è un elemento di riflessione abbastanza importante. L'altra questione legata sempre al lavoro di programmazione più specifico è quello di cosa programmare. Vedete, moltissimo spessissimo un progetto nasce così: voglio, ci sono i soldi dell'Unione Europea, come facciamo a pigliarli? Chi ragiona così ha buone probabilità di andare contro il muro, migliore di chi ragiona in un altro modo. Ragazzi, noi abbiamo in Campania, nel comune di Rocca, non so che, Roccarainola, giusto? Noi abbiamo un obiettivo, vogliamo, qui in Veneto, sviluppare gli impianti sportivi perché pensiamo che la popolazione giovanile ha un tasso di malattie da non esercizio fisico elevato. In questo io posso ficcare qualcosa, ma non è che io mi invento lo stadio, mi pongo come obiettivo lo stadio perché so che posso ottenere qualche soldo dall'Unione. Questo è uno sbaglio, tecnicamente uno sbaglio. Guardate, quelli che su questo sono da imitare sono i tedeschi e gli spagnoli, che su questo sono bravissimi, perché riescono a far vedere che il fatto di togliersi un caldo è un grande obiettivo dell'Unione Europea. No, scherzi a parte, guardate, questa questione è abbastanza importante, capire che cosa sono questi fondi, questi soldi. Non sono un finanziamento a pioggia o assistenziale, almeno un'idea, ma sono dei soldi che l'Unione spende per realizzare i propri obiettivi. Ecco, io parliamo anche ancora due ore, mi fermo e mi rimetto alle vostre domande o alle vostre considerazioni su questo e su altri temi europei che vi interessassero e su quali fossi.